Allora, benvenuti alla quarta edizione del nostro corso di formazione filosofica Pensare la vita, organizzato dall'Associazione La Ginestra con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e la collaborazione del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Parma. Quest'anno abbiamo deciso di fare qualche piccolo cambiamento rispetto alle precedenti edizioni dei nostri incontri. Quest'anno, piuttosto che dedicarci alla ricostruzione di un pensatore o di una corrente di pensiero, cercheremo di riflettere insieme su delle questioni particolarmente legate alla nostra quotidianità, su questioni che, con le quali tutti, nel corso della nostra vita, prima o poi, facciamo i conti. Parleremo insieme di lavoro, di relazioni personali, parleremo di politica e cominciamo stasera parlando insieme della nascita e della morte. Prima di iniziare, qualche informazione organizzativa. Come molti di voi già sapranno, all'ingresso del cinema c'è uno stand dove potete trovare il programma completo, locandine, pieghevoli, ci sono poi le fotocopie dei testi di cui parleremo di volta in volta, ci sono pubblicazioni collegate con i temi delle varie serate e a breve, fra l'altro nei prossimi incontri, sarà disponibile anche il volume che è in fase di pubblicazione con le lezioni del corso dell'anno precedente e ci sono però i volumi con le lezioni del primo e del secondo anno. Fra l'altro, per chi volesse aggiornarsi o rivedere eventuali filmati, c'è il nostro blog che è pensarelavita.wordpress.com, lo trovate scritto anche sul pieghevole, che viene aggiornato in maniera abbastanza precisa e puntuale. Dunque, cominciamo stasera è qui con noi Ferruccio Andolfi. Ferruccio ormai non ha bisogno di presentazioni, probabilmente lo conoscete già tanti, perché non solo perché ha partecipato alle precedenti a tutte le precedenti edizioni del nostro corso, ma soprattutto perché ne è il dirigente e quindi il principale organizzatore e ideatore. Dunque, Ferruccio è stato docente di filosofia della storia nel Dipartimento di Filosofia dell'Università di Parma. Dirige il quadrimestrale La società degli individui e insieme a Italo Testa la collana La Ginestra di classici dell'individualismo solidale. Tra le sue pubblicazioni, Lavoro e libertà, Marx, Marcuse e Arendt, Il non uomo non è un mostro, saggi su Stirner, Il cuore e l'animo, saggi su Feuerbach. Ha curato la pubblicazione di testi di Schleiermacher, Feuerbach, Marx, Guyot, Simmel e Landauer. Il tema di stasera, di cui parleremo insieme, come avrete già letto, è la nascita e la morte. Devo dire che la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto il tema della serata è la nostra profonda ignoranza. Quando ci troviamo a riflettere, a meditare sulla nascita e la morte, probabilmente dobbiamo fare conti prima di tutto col fatto che non abbiamo delle verità definitive sulla nascita e la morte e che probabilmente non le avremo mai. E quindi in questo caso, mai come in questo caso, pensare significa stare anche nel dubbio, restare nell'incertezza, un po', diciamo, affacciarsi su un abisso. E prima di iniziare la serata mi farebbe piacere leggervi due righe di Pascal, che è un pensatore del Seicento, molti di voi probabilmente lo conosceranno, che riflettendo sulla condizione umana si sofferma proprio su questo carattere di ignoranza e di incertezza che, con cui l'uomo deve fare conti ovviamente nel momento in cui si mette a pensare soprattutto alla nascita e alla morte. Non so chi mi ha messo al mondo, né che cosa è il mondo, né che cosa sono io stesso. Mi trovo in un'ignoranza terribile di tutte le cose. Non so che cosa siano il mio corpo, i miei sensi, la mia anima e quella stessa parte di me che pensa a ciò che dico, che medita su tutto e su se stessa e non conosce sé più del resto. Vedo quegli spaventosi spazi dell'universo che mi racchiudono e mi trovo incatenato a un angolo di questa infinita distesa,
senza che sappia perché mi trovo messo in un luogo piuttosto che in un altro, né perché questo poco di tempo che mi è dato da vivere mi sia assegnato in questo momento piuttosto che in un altro di tutta l'eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Da ogni parte non vedo che infinità, che mi imprigionano come un atomo e come un'ombra che dura solo un istante senza ritorno. Tutto quello che so è che devo presto morire, ma ciò che ignoro di più è questa morte stessa che non posso evitare. Come non so da dove vengo, così non so dove vado. So soltanto che uscendo da questo mondo cadrò per sempre o nel nulla o nelle mani di un Dio in collera, senza sapere quale di queste due condizioni avrò in retaggio per l'eternità. Bene, a questo punto io passo la parola direttamente a Ferruccio perché ci esponga le sue riflessioni sul tema. Grazie. Devo passargli anche il microfono perché il suo non funziona. Bene, con questo richiamo alla incertezza, Chiara ha già un po' sottolineato, senza volerlo, la difficoltà della impresa che mi sono assunto. Benissimo, mi avvicino. La difficoltà dell'impresa a cui mi accingo, insomma, forse sono stato preso una specie di mania di grandezza senile e ho scelto un tema molto ambizioso, ecco. E a dire il vero, almeno per parlare della nascita, sarebbe stato più opportuno affidarsi a una donna. Mi consola solo di essere affiancato da Chiara, che ha avuto anche di recente esperienza diretta di maternità. E tutti però abbiamo l'esperienza, abbiamo avuto l'esperienza della nostra nascita, anche se non ne serbiamo il ricordo, facciamo i conti in un modo più o meno felice con il nostro essere nati. Su questo tema della nascita, soprattutto della morte, sono state scritte montagne di libri. Per secoli, per millenni, le religioni, le filosofie hanno rivendicato l'esclusiva su questi argomenti e solo di recente altre discipline come la medicina o la bioetica hanno cominciato a far valere i loro punti di vista. Per me c'era la possibilità di passare in rassegna i libri più importanti sugli estremi della vita. L'impresa però mi è sembrata subito folle, un po' come, non so se qualcuno di voi ha visto un film di Troisi di molti anni fa, in cui lui, poveretto, non si capacitava che le biblioteche contenessero tanti libri, convinto che uno li dovesse davvero leggere poi tutti. Quindi qua mi sarei trovato in una situazione del genere. Potevo ricorrere, certo è vero, a una selezione intelligente di questi materiali, ricavandone un bel saggio molto documentato in cui potevo rendere conto delle principali posizioni emerse nel corso dei secoli. Ma ammesso pure che fossi stato capace di farlo, sarei andato contro lo spirito di questo corso, che vuole proprio partire invece dall'analisi di esperienze di vita che tutti possono condividere. Cioè mi sono detto, è mai possibile che alla mia non più tenera età io ancora non sappia che cosa significano per me la nascita e la morte, debba cercare la soluzione nei libri già letti oppure da leggere per l'occasione? Cioè mi richiamerò ai libri che certo fanno parte della mia esperienza, al punto che non so stare a lungo senza tenerne uno in mano, ma in primo luogo voglio stare in ascolto di quello che già penso in proposito e che se ne sta, diciamo così, acquattato dentro di me, pronto ad essere scoperto se appena mi interrogo con franchezza. Quindi ho lasciato passare i giorni piuttosto neghittosamente. Ogni tanto sono stato assalito anche dalla paura di arrivare qui impreparato. Ma poi quando si allentavano le tensioni dei mille impegni pratici della giornata, voi non potete immaginare come un cosiddetto uomo di pensiero poi ci abbia un sacco, specialmente se si imbarca in imprese come quella di questa associazione, una quantità di
questioni pratiche da sbrigare. Quindi, mentre ero un po' più disteso, arrivava alla mia coscienza, o forse al mio subconscio, un'ideuzza, il ricordo di un'esperienza, il frammento di una lettura, l'immagine di un film, ad articolare e ad arricchire la vaghissima intuizione da cui ero partito. Quindi a scuola ci insegnano che la scaletta è la prima condizione per la costruzione di un tema, no? Per me invece è stato il punto d'arrivo di una specie di flusso di coscienza tanto più ricco quanto meno guidato. Ed ora entriamo un po', adesso ho fatto delle osservazioni, diciamo così, di metodo, anche per darvi un'idea della novità, di quella novità a cui accennava Chiara all'inizio, che vorremmo dare a questo corso, insomma, tipo quasi di svolta rispetto ai percorsi degli anni passati, e quello che forse ha portato parecchi di voi, magari per la prima volta, a intervenire. Allora, la nascita è un punto d'inizio di una nuova esistenza che avrà poi un arco di vita più o meno lungo per dispiegarsi. Non è però un inizio assoluto, è preceduta da un periodo di gestazione in cui si confondono due esistenze in una specie di simbiosi. E rispetto a questa fase precedente, la nascita rappresenta una rottura. Uno psicanalista, Otto Rank, ha parlato in proposito già nel 1924 di trauma della nascita, cioè un'opera con questo titolo, facendo dipendere da questo trauma conseguenze decisive per lo sviluppo psicologico. La sua teoria non gode più molto credito, ma ha avuto il merito comunque di richiamare l'attenzione sul fatto che eventi determinanti per lo sviluppo vanno comunque ricercati in fasi precocissime della vita. Il distacco, la separazione, non si compie in un solo momento, è piuttosto un processo che si realizza, e a volte non compiutamente, in una serie di passaggi che segnano la individuazione del nuovo essere e ne determinano la consistenza, che è poi anche la sua sicurezza, questa consistenza. Questa consistenza dipende però paradossalmente proprio dal fatto che la fase simbiotica sia stata vissuta felicemente. Uno dei primi filosofi greci di cui abbiamo notizia, Anassimandro, vissuto in Asia Minore nel VI secolo a.C., interpreta questo distacco degli esseri da una matrice originaria indefinita, che lui chiama, un termine greco, apeiron, come una sorta di colpa di cui il singolo essere deve, dice Anassimandro, pagare il fio, cioè dare una sorta di risarcimento, come? Attraverso un ritorno nell'indeterminato da cui è uscito, per cui la morte o il ritorno al tutto rappresenterebbe questa maniera di pagare il fio della separazione. Questa visione è rintracciabile in molte filosofie e religioni monistiche, cioè quelle religioni e filosofie che suppongono una realtà unitaria in cui tutto un po' si confonde, mentre noi moderni siamo in genere inclini a pensare positivamente il distacco e quindi siamo relativamente conciliati con la nostra individualità separata. Tuttavia, un residuo sentimento di colpa, quando ci allontaniamo dalle tradizioni, dalle comunità a cui apparteniamo, sussiste. E quindi il compito di accettarci nella nostra autonomia, nella nostra separatezza, non si può dire esaurito. Un'altra psicanalista, Melanie Klein, ha dato una spiegazione a questa insorgenza precoce del senso di colpa, supponendo che già nei primissimi mesi di vita il neonato nutra una sorta di invidia per la madre, o quella parte significativa di essa che è per lui il seno. Il seno materno, il seno buono, fonte di nutrimento e di vita, diventa infatti oggetto di fantasie distruttive quando il bambino si sente deprivato delle cure e dell'amore che da esso si aspetta, cosicché il neonato lo trasforma nel seno cattivo, avaro, che gli nega la gratificazione e che vuole tenere tutto per sé. L'invidia del seno si traduce allora in un potente impulso a danneggiare l'oggetto amato, un impulso
che se non viene superato impedisce al bambino di costruire un oggetto buono, influenzando così negativamente la crescita successiva. Le persone che non superano l'invidia per la madre non riescono a conservare la gratitudine per ciò che è fonte di vita, dice ancora Melanie Klein, sono soggette a gravi alterazioni della personalità che ledono la capacità di amare e di essere felici. E il suo scritto si intitola Invidia e gratitudine, e poi torneremo appunto su questa coppia di termini. Su questo tema della gratitudine, dell'invidia, scusate, ha scritto delle cose molto interessanti anche una mia collega che è venuta qui l'anno scorso e che è stata da voi molto apprezzata, Elena Pulcini. Non ho strumenti per esprimere un giudizio su questa teoria che non trovo conferma in esperienze dirette di cui siamo consapevoli, semmai lo trovo una conferma indiretta nella riattivazione di vissuti dello stesso genere nella relazione del paziente con lo psicoterapeuta, ma è qualcosa che appunto mi resta estraneo. Ma mi pare interessante rispetto al tema della nascita l'opposizione di invidia e gratitudine. Cioè la nascita ha per noi significato solo nel momento in cui la riconosciamo come atto iniziale di una vicenda che ci appartiene. Cioè se resta un puro evento naturale o l'inizio di un processo insensato, cioè chi ha pensato, non so, un autore che l'anno scorso, di cui l'anno scorso abbiamo parlato, Schopenhauer, no? Se la nascita è vista come l'inizio di un processo che una cieca volontà di vivere ci impone, per cui tutto quello che avviene poi è frutto di una cieca volontà di vivere, allora questo evento non potremo che detestarlo insieme al mondo che la nascita ci apre. L'invidia, voi sapete insomma che la parola viene dal latino invidere, cioè non poter vedere, no? È qualcosa di molto vicino all'odio. Si radica in questo odio per la nostra nascita come ingresso nell'esistenza. Sappiamo che molte persone hanno proprio questo atteggiamento di negazione verso la vita e forse ciascuno di noi è ripetutamente tentato di assumerlo. Ma se esso divenisse un principio universale, qui faccio il verso a Kant che si chiedeva di ogni azione che cosa succederebbe se tutti la adottassero, no? Se questo atteggiamento di negazione diventasse universale, la vita umana si spegnerebbe. Un seguace di Schopenhauer, von Hartmann, aveva considerato sul serio questa possibilità di una sorta di suicidio cosmico, di suicidio universale. Certo, chi si suicida per disperazione non si lascia fermare da considerazioni logiche di questo genere, cioè sarebbe veramente assurdo e anche di cattivo gusto rimproverargli di essere incoerente. Al più si potrà notare che anche lui, chi si suicida, cerca a suo modo di proiettarsi verso un mondo sconosciuto di non dolore, perseguendo quindi l'unica immagine di felicità di cui è ormai paradossalmente capace. Il sentimento di gratitudine verso gli esseri che ci beneficano, più in generale verso i doni dell'esistenza di cui godiamo, sembra quindi una condizione fondamentale per fronteggiare i sentimenti di ostilità e di invidia e il veleno del senso di colpa che accompagna la nostra ostilità verso il mondo. Altri sentimenti, la simpatia, la compassione, agiscono nello stesso senso, anche se la gratitudine, appunto questo ce lo ricorda proprio la Elena Pulcini, ha una propria specificità nel contrapporsi allo sguardo malevolo dell'invidioso. Ecco, ma le esperienze negative che costellano inevitabilmente, in forme più o meno gravi, l'esistenza di tutti, portano a rimpiangere di essere nati e a lamentarsi, per riprendere un'espressione di un autore rumeno che ha riflettuto a lungo su queste cose, che ha scritto un libro proprio con questo titolo, dell'inconveniente di essere nati, così si intitola questa raccolta di aforismi piuttosto famosa di questo autore, diciamo così, maledetto, no? che riflette in termini molto cinici sulla realtà dell'esistenza.
Questa lamentela nasce da un vissuto, ma si trasforma a volte in una teoria che rafforza il vissuto, proclamando che l'esistenza è strutturalmente un male. Ecco, e qui aprirei un discorso, non una parentesi, insomma un discorso che poi fa parte dell'economia di questa relazione, sulla questione se noi davvero ci troviamo in una situazione talmente malvagia della natura umana come tale da doverci per questo lamentare e assumere questi toni assolutamente negativi. Cioè questa persuasione, cioè che l'esistenza è strutturalmente un male, si lega a esperienze di infelicità di varia origine, ma trova sostegno soprattutto nella supposta malvagità degli esseri umani. Ora però la domanda se la natura umana sia buona o malvagia non può avere risposta se non pragmaticamente, che vuol dire se non sulla base degli effetti che ci proponiamo di raggiungere. Da un punto di vista teorico esistono evidenze, prove, che permettono di avvalorare tanto una tesi che l'altra. La presenza nel mondo di persone buone o che tentano di vivere orientate verso il bene, cedendo in misura minima a impulsi malvagi, è altrettanto incontestabile quanto quella dei peggiori orrori. C'è poi una risposta diplomatica, ecco, che si limita per esempio a registrare una certa equivalenza di istinti buoni e malvagi, ma anche questa risposta è priva di fondamento, cioè nasce, come a volte si dice in modo critico, da un assunto metafisico, come se si potesse stabilire con certezza, ecco, qual è la situazione, l'equilibrio tra bene e male nel mondo. Alcuni filosofi dell'Otto e del Novecento, nomi celebri, Marx, Nietzsche, Freud, che sono stati anche chiamati maestri del sospetto, hanno cercato, appunto con un lavoro di scavo, di individuare le radici, in ultima analisi egoistiche, dei comportamenti altruistici. Cioè le cose che sembrano in apparenza gesti di altruismo, però hanno al fondo, sostengono in maniera diversa questi autori, un fondamento egoistico. Anche questa strategia però non dà risultati decisivi, perché se è avvenuta un'evoluzione, cioè si è passati da un egoismo rozzo e primitivo a un egoismo più evoluto che è compatibile con la generosità, con la dimenticanza di se stessi, e le motivazioni, cioè hanno trovato, le motivazioni egoistiche hanno trovato delle nuove forme di espressione, allora la nuova realtà ha acquistato una sua solidità. Perché dobbiamo accanirci a ricordare le tappe più arretrate dell'evoluzione, il bestione primitivo che è in noi? Forse per non dimenticare che la barbarie è in agguato e può ritornare? Ecco, le scolaresche vengono accompagnate a Auschwitz per questo motivo, probabilmente senza grande frutto. Le giornate della memoria, per non diventare inutilmente affliggenti, dovrebbero essere sempre accompagnate da una meditazione sulle imprevedibili risorse di autoconservazione, ma anche di solidarietà, di cui i perseguitati hanno dato prova e su cui il mondo si sorregge al di fuori di casi estremi nella sua quotidianità. Anche il criterio della maggiore estensione della malvagità è difficilmente applicabile. Non solo non ci sono strumenti per sondare il cuore degli uomini, cioè per capire un'azione in base a quale motivazione è compiuta, ma quando pure essa dovesse dimostrarsi più diffusa della bontà, questa non sembra una buona ragione per considerare più reale ciò che prevale quantitativamente. Se certe possibilità di vita buona, o se preferite chiamiamola di vita progredita, sono state raggiunte, è sempre possibile pensare che nel tempo possano divenire prevalenti e che già da ora rappresentino un livello di realtà più alto della pura esistenza fattuale, così largamente intrisa di comportamenti malvagi. Nella Bibbia vediamo in diversi passaggi che Yahweh è pronto a rinunziare alla sua vendetta contro l'intero popolo se solo pochi giusti possono essere trovati.
e in un certo senso in questo noi dovremmo imitarlo. L'unica risposta che possiamo dare alla domanda iniziale nasce da una decisione. Se vogliamo che l'umanità diventi migliore o se ci rassegniamo al fatto che resti nello stato di abiezione di cui abbiamo indubbiamente tante testimonianze. La fiducia nella possibilità di essere buoni e che questo atteggiamento si diffonda non è cieca perché si fonda su evidenze sia pure limitate, ma è soprattutto efficace e in modo esponenziale. L'altro a cui ci rivolgiamo con questa fiducia ne è, o quantomeno ne può essere, contagiato. La vita stessa di chi crede nel primato della bontà possibile risulta più soddisfacente e ciò lo conforta a seguitare sulla stessa strada. Era quello che intendevo prima con pragmatismo, no? Se questa fiducia arriva a diventare un principio di vita, è difficile che possa essere modificata da prove contrarie, prove che in ogni caso potranno essere sempre smentite da controprove ugualmente convincenti. L'importante, diciamo, è evitare una forma di fanatismo, cioè pretendere che di fatto sia raggiungibile, o sia a disposizione, o sia dietro l'angolo, una comunità assoluta del bene. Mi rendo conto che possono esserci percorsi di vita che per ragioni psicologiche personali o per la gravità degli eventi privati, pubblici a cui si è stati esposti, restano refrattari a questa fiducia, cioè rappresentano quote di infelicità dolorosa, forse non riscattabile, e un ostacolo al diffondersi della fiducia. Credo che debba essere impiegato il massimo impegno da parte di chi mantiene, diciamo, questa fiducia per sostenere chi si trova schiacciato da queste forme di infelicità, rammentando d'altronde che la caduta della fiducia è dietro l'angolo per chiunque in qualunque momento. Questi sforzi possono non essere coronati da successo, tuttavia sono alimentati dalla persuasione che la stessa infelicità non è riportabile mai soltanto a una radice oggettiva, ma dipende, e dipende a volte in una misura decisiva, dalla prospettiva che si assume nel vivere la propria situazione più o meno disgraziata. Cioè, se dovessimo attenderci la felicità dalla realtà delle cose, allora sì che essa sarebbe rigorosamente impossibile. Ecco, ed ora passiamo a un'altra argomentazione che riguarda ancora questo polo della nascita, cioè, diciamo, la desiderabilità della generazione. L'opinione che ci formiamo della vita, l'accettazione più o meno gioiosa della nostra nascita come condizione della vita che da essa ha preso inizio, influenza anche il nostro atteggiamento verso la generazione di nuove vite. Il tasso di natalità dipende da tante circostanze, lo sappiamo, no? La situazione economica, la presenza o meno di un sistema di garanzie sociali e via dicendo, ma certo anche dall'aspettativa di futuro per sé e i propri figli. E in una situazione sociale di rassegnazione è probabile che l'impulso generativo si indebolisca. I demografi si rallegrano, ho letto recentemente un articolo su un giornale tedesco che diceva che, appunto, le previsioni fosche di un allargamento indefinito del genere umano sono, insomma, non hanno fondamento, perché si sta verificando già un processo di tipo involutivo anche nei paesi tradizionalmente ad alto tasso demografico. Quindi si rallegrano i demografi che le fosche previsioni di una crescita esponenziale delle nascite siano invalidate da questa tendenza attuale al contenimento della natalità, che si registra sia pure in modo differenziato in tutti i paesi, ma si limitano a registrare le cause meccaniche di questo fenomeno, cioè la scarsità di risorse disponibili, la inutilità per i genitori, adesso che
ci si trova, diciamo, in una situazione di maggiore, di relativa maggiore sicurezza, di garantirsi l'avvenire attraverso una prole numerosa. Questo sembra che sia stato, no, antropologicamente, il motivo per cui all'inizio le famiglie erano così numerose. Ma non si soffermano i demografi sulle cause culturali che agiscono in un senso depressivo. La cultura e la riflessività agiscono spesso da freno alla generatività, sia nel senso che il successo del proprio io viene maggiormente legato alla realizzazione di opere dell'ingegno che non alla riproduzione, sia nel senso che si enfatizzano le difficoltà di mantenere ed educare convenientemente i figli. Non per niente i tassi più elevati di natalità si trovano in paesi poveri, dove prevale, malgrado tutto, un atteggiamento meno rassegnato. Si possono trovare molti argomenti ragionevoli a favore di un contenimento delle nascite in quei paesi, ma la nostra logica occidentale non sempre è in grado di replicare in modo persuasivo all'osservazione che le società europee invecchiano e mostrano una scarsa voglia di vivere. E qui, appunto, a proposito di questi frammenti di ricordo, mi è tornata alla memoria un film visto negli anni 80, 83, insomma, Il senso della vita, che è del gruppo comico britannico Monty Python. E quel film mostrava quanto sia arida la critica mossa alla fertilità umana in nome di principi illuministici. C'erano uno di fronte all'altro, vivevano due famiglie, una cattolica e l'altra protestante. La coppia illuminata, quella protestante, osserva dalla finestra la proliferazione inconsulta dell'altra coppia. Insomma, la cosa è portata alla caricatura, ci sono come 70 figli che vengono sfornati di continuo. Ecco. Quindi c'è questa moltiplicazione così animalesca, ecco, ma senza rendersi conto di essere a sua volta poi questa coppia di osservatori rinchiusa in una solitudine maligna e sconfortata. Quindi lì c'era una doppia critica. Non intendo entrare qui nello spinoso problema del diritto alla vita, come neppure in quello simmetrico del diritto di morire. Me ne tengo fuori deliberatamente per evitare di ridurre, almeno qui in questo contesto, la questione della riconoscenza verso la vita e dell'accettazione della morte a una questione di diritti e di doveri. Forse una volta che si sia trovato un giusto atteggiamento verso l'esistenza in tutta la sua latitudine, anche i problemi legati all'aborto e alla soppressione volontaria della vita possono essere affrontati in una cornice più vasta di quella giuridica. Ecco, e adesso spero di non essere... No, non penso che ho il tempo. Parlerei dell'altro polo dell'esistenza, ecco, della morte, dell'accettazione della morte. Spero in una maniera non troppo greve. La mia pesantezza, comunque, non attribuitela tanto agli argomenti, ma al fatto che sono reduce da un'influenza. E allora, la filosofia, soprattutto nell'antichità, ha concepito se stessa come una specie di consolazione di fronte ai timori che agitano i cuori degli uomini, primo fra tutti quello della morte. Ricorderete l'argomento consolatorio di Epicuro: quando ci siete voi, la morte non c'è; quando c'è la morte, voi non ci siete e quindi non potete soffrirne. Una persona a me cara, in un momento di sconforto, al pensiero di morire, si è appellata a questo argomento e ne ha tratto giovamento. Credo però che difficilmente questo rimedio possa funzionare in via definitiva. Troppo forte è il richiamo che la vita esercita su di noi e quindi ci aggrappiamo ad essa con ostinazione, per quante evidenze possiamo aver acquisito della sua durata limitata. Questo attaccamento viene a volte imputato alla nostra cultura spiritualistica, cristiana, che si è allontanata dalla moderazione dei più ragionevoli desideri dei pagani,
che aspiravano soltanto, almeno nel modo in cui noi ce li rappresentiamo, a una vita prospera, longeva, senza accampare pretese di immortalità. Quindi la cultura cristiana, spiritualistica, avrebbe operato una rottura rispetto a questa maniera più naturale di concepire l'avvicendamento di vita e morte. Ma è possibile davvero tornare a quella ingenua naturalezza? Ciò che consideriamo un guasto, cioè questa perdita di naturalità, non è anche una elevazione? Il riconoscimento della finitezza e con ciò del nostro destino di morte, che è quello che ci raccomandano i saggi dell'antichità, insomma, anche quel frammento di Epicuro che ricordavo, è solo una parte della situazione. Qual è l'altra parte? La fedeltà alle proprie aspirazioni infinite e quindi la ribellione a quel destino. Da questo contrasto, che rende certo la coscienza infelice e tutt'altro che pacificata, sono derivate e deriveranno ancora le opere più alte della civiltà. Cioè, certamente molte opere della civiltà sono prodotte, tutto quello che è legato al lavoro, anche nelle sue forme più elevate, è in qualche maniera un modo di resistere a un destino di morte. Si può andare, chiedo, oltre le opere della civiltà? Sì e no. No, perché un orizzonte positivo di vita oltre la morte non esiste, almeno questa è la mia opinione, e la nostra ribellione stessa si esercita pur sempre nell'ambito di questa vita. Eppure un trascendimento oltre le opere, ossia oltre la realizzazione, le realizzazioni dell'ingegno, con le quali combattiamo lo scorrere del tempo e cerchiamo di sfuggire alla dimenticanza, è possibile. Compiere grandi imprese o conquistare la fama è solo una delle strategie di immortalizzazione, che nella nostra epoca disincantata, che assicura a tutti non più di un quarto d'ora di celebrità, ha perso il fascino che gli avevano conferito i grandi eroi del mondo antico, che invece avevano questa come linea di immortalizzazione. Questa per loro era assoluta, la ricerca della fama. Ormai gli eroi sono schiacciati nella quotidianità. Al nostro spirito democratico sembrerebbe una bella ingiustizia che la sorte di alcuni pochi, cioè gli inventori, i poeti, i condottieri di popoli, i fondatori di religioni, dovesse assicurare un'immortalità di cui gli altri, cioè l'immensa moltitudine, fosse deprivata. A tutti invece resta aperta la strada di un allargamento dei confini del proprio sé. Ed è questo l'ultimo punto su cui vorrei soffermarmi. Quest'idea di un allargamento dei confini del proprio sé trova facilmente consenso in un momento storico in cui la critica del soggetto forte, del soggetto maschile anche, della tradizione, è diventata senso comune per l'effetto congiunto della cultura femminile e di quella orientale. Eppure si tratta di capire meglio che cosa si debba intendere per allargamento del sé. Una prima possibilità, suggerita proprio da alcune filosofie orientali, è quella di intenderlo come annullamento dell'io e ritorno a uno stato indifferenziato. Il nirvana dei buddhisti o degli induisti allude forse a qualcosa del genere. Anche Freud, che parla a sua volta di principio del nirvana, quindi attingendo a queste tradizioni, lo associa a una estinzione dell'io e delle sue pulsioni, dei suoi desideri, e a una sorta di ritorno
allo stato organico per effetto di quella che lui chiama pulsione di morte. Ma in questa rappresentazione, che è di un uomo appartenente a un'altra tradizione, quella occidentale, il nirvana perde ogni carattere di desiderabilità e consiste piuttosto nella constatazione rassegnata che il principio di espansione della vita, il principio dell'eros, che produce unità sempre più vaste, non potrà mai avere una definitiva affermazione, con esiti peraltro problematici anche nella terapia delle nevrosi, ma questo è un discorso laterale. Una seconda maniera in cui l'allargamento del sé può essere interpretato è più conforme alla valorizzazione della individualità tipica della cultura occidentale, sebbene ne rappresenti certo una correzione. Alcuni autori che ho intensamente frequentato, di cui forse ho parlato anche da questa cattedra, diciamo così, un teologo protestante come Schleiermacher, autore alla fine del Settecento dei discorsi sulla religione, e un critico della religione come Jean-Marie Guyot, a cui si deve un secolo più tardi, cioè alla fine dell'Ottocento, una irreligione dell'avvenire, cioè irreligione dell'avvenire. Quindi due autori che sembrano schierati su fronti opposti, mi suggeriscono questa ipotesi interpretativa. Per entrambi, l'idea di una prosecuzione dell'esistenza individuale dopo la morte non è sostenibile, anche per il teologo, guardate bene. Tuttavia, entrambi, come molti mistici prima di loro, ritengono ragionevole pensare che l'appartenenza al tutto non sia un processo puramente dissolutivo. Il tutto, che il secondo dei due autori, cioè Guyot, intende in termini evolutivi, lui si appoggia, siamo alla fine dell'Ottocento, proprio ai principi dell'evoluzione, raccoglie dentro di sé proprio le differenze che le singole individualità hanno costituito nel loro sviluppo. Cosa suppone questo autore? Che una forma allargata, una forma intensificata di comunicazione permette a ciascuno di partecipare a questo bene comune che è anche sua creazione. Quindi esistono degli apporti individuali che hanno una specificità individuale alla costituzione di questa sorta di patrimonio comune. Questa prospettiva, che conserva per coloro stessi che la propongono un carattere altamente ipotetico, e qui torniamo all'osservazione iniziale di Chiara, che Chiara aveva attinto da Pascal sul fatto che su questo terreno non sono possibili affermazioni apodittiche, insomma non sono possibili certezze assolute, e quindi ci si può limitare a fare delle congetture. Questa prospettiva permette di guardare con speranza al significato della propria esistenza, anche se non elimina il carattere drammatico dell'estinzione del proprio sé finito, per il quale maturiamo nel corso del tempo una più che comprensibile affezione. E ci consola anche della fine delle persone a noi care. Infatti, esse non scompaiono, sopravvivono nel nostro e altrui ricordo, almeno nella misura in cui hanno saputo suscitare interesse e amore, e sopravvivono ancora più nelle tracce che lasciano nelle nostre stesse personalità, diventando parte di un processo di elevazione dei valori e delle capacità umane. E infine una ultima osservazione, e poi lascio la parola di nuovo a Chiara e al pubblico se lo vorrà. Ecco, se volessimo tentare di sintetizzare in pochi concetti ciò che è stato detto sull'atteggiamento da tenere rispetto ai due eventi limite della nascita e della morte,
Potremmo dire che proprio rispetto ad essi viene messa alla prova la nostra capacità di saggezza. Noi associamo generalmente l'idea di saggezza a quella della calma, della imperturbabilità. In un certo senso è così, ma questa pacatezza è il risultato oltremodo precario di tensioni fortissime. La nostra disponibilità ad accettare i rischi dell'essere nati e dall'altro capo della vita, all'altro capo della vita, accettare la dura inevitabilità di non poter assistere agli esiti di ciò che abbiamo compiuto, è di continuo insidiata dalla ribellione verso un'esistenza che può presentarsi come ingrata e amara, e verso un destino di morte che non possiamo percepire che come ingiusto. L'intervallo tra questi due estremi, tra quei due estremi che è poi la nostra vita, si dipana tra i due poli della ribellione e della accettazione. Grazie. Bene, prima di passare alla eventuale discussione, mi farebbe piacere puntualizzare, fare qualche osservazione, in particolare su un paio di concetti che sono importanti per il mio personale modo di rapportarmi alla nascita e alla morte. Ferruccio ha parlato alla fine della sua, del suo intervento di questo concetto di allargamento del sé. Vorrei ripartire proprio da questo. Il nostro sé chiaramente è limitato, è finito, è destinato alla morte e quindi è chiaro che non può bastarci. In un modo o nell'altro la necessità di trascendere il proprio sé nasce con l'uomo stesso, fa parte da sempre dell'uomo stesso. E io ritengo, sempre pensato insomma, che almeno il mio modo personale di pensare questa trascendenza è soprattutto in direzione degli altri. Abbiamo bisogno delle relazioni in qualche modo con gli altri, perché in questo modo riusciamo a trasmettere qualcosa di noi agli altri e a garantirci una sorta di immortalità in un certo senso, attraverso le relazioni d'amore che ci legano alle altre persone. È un po' quello che trovate anche nel testo di Platone, nel simposio che c'è nelle fotocopie che avete avuto, e c'è proprio questa idea appunto della centralità della relazione. Ovviamente prima tra tutte la generazione di un figlio è la relazione che consente ovviamente la trasmissione più intima chiaramente di qualcosa di sé in altri, ma si può pensare a qualsiasi altra forma di passione, a qualsiasi altra forma di legame o anche di in qualche modo condivisione, la condivisione di un progetto politico, di un progetto artistico, insomma la condivisione con altri di un qualcosa che ci sopravviva e che rimanga in qualche modo anche oltre la nostra fine. È un po' come diciamo il gioco della staffetta, ecco, cioè se ci pensiamo come in qualche modo coloro che hanno ricevuto qualche cosa e devono poi trasmettere questo testimone ad altri, in questo modo diciamo forse la morte risulta, almeno per me diciamo, risulta un po' meno angosciante e un po' meno terribile. Il secondo concetto che invece volevo sottolineare è il concetto di cura. Mi spiego. Siamo partiti stasera proprio dicendo che in realtà sulla nascita e sulla morte non avremo chiaramente mai una verità definitiva, e che pensare in questo caso è proprio diciamo rinunciare ad una definizione. Abbiamo però veramente bisogno di definire fino in fondo che cosa siano la nascita e la morte, oppure piuttosto più importante della conoscenza in questo caso forse è la cura, cioè la capacità di prendersi cura,
di coloro che nascono e che muoiono, e di farlo proprio nel rispetto di questo mistero, di questo enigma che in qualche modo si lega ad ogni nascita e ad ogni morte, e che direi ha quasi qualche cosa di sacro, che va comunque sempre in qualche modo rispettato. Ecco, questo per me insomma è forse ancora più importante rispetto, diciamo, alla conoscenza, questa capacità di accompagnare coloro che nascono e che muoiono nel profondo rispetto anche dell'insondabilità, diciamo, dell'esperienza che stanno vivendo. E infatti anche Ferruccio accennava nel corso del suo intervento a come la nascita e la morte siano un po' dei territori minati anche per la legge, perché obiettivamente insomma sono dei territori in cui non è possibile definire le cose in maniera chiara, ed è quindi anche estremamente difficile legiferare a proposito della nascita e della morte, proprio perché non si tratta tanto di comportamenti giusti e sbagliati, quanto piuttosto di garantire a tutti la possibilità di essere accompagnati fino in fondo, diciamo, in questi eventi così forti e così indefinibili, che fanno parte però insomma dell'esistenza di tutti quanti. Questo giusto per dire insomma qualche cosa sul mio personale rapporto con la nascita e la morte. Bene, io a questo punto lascio la parola a eventuali osservazioni, domande, richieste di chiarimenti, per proseguire un po' insieme la riflessione. C'è un microfono in... Buonasera, cortesemente volevo chiedere a voi, al professore, in un certo punto avete detto c'è il tema della vita e la morte, e anche da quanto ho capito un certo discorso da parte vostra non è che io non condivida assolutamente, però io dico la religione cattolico-cristiana dice appunto continuamente che noi siamo accompagnati, ossia non è che abbiamo una morte assoluta, no, c'è anche una vita come oltre la morte. E molto probabilmente anche la religione cristiana su questo fatto, quotidianamente sempre si dice, che ci accompagna la nostra vita nel modo e il comportamento del vivere, perché oltretutto dopo la morte c'è anche un premio o non premio. Io quanto ho capito questa situazione questa sera proprio apertamente l'ho sentita, o addirittura o non l'ho capito io personalmente, ma io volevo chiedere, allora il fatto che uno dica mi accompagna nella mia vita, cerco di fare bene perché un giorno sarò premiato, è solo un fatto di obbedire a una religione e che un'altra religione questo non lo dice? E poi io mi chiedo, ma se io questo non l'avessi, solo un fatto perché vivo in un altro luogo dove ci sono altri modi di pensiero, perché onestamente dove sono nato, come ho vissuto, mi sentirei addirittura tolto di tutto, perché se di questo non ci fosse nulla, perché la religione dice un premio, è un premio. Infatti chi si comporta in una maniera certamente non sociale, in una maniera cattiva, una vita, diciamo, meravigliosa dell'aldilà non ce l'ha. Ecco, io vorrei sapere, un senso più tecnico, se la mia domanda l'avete capito, insomma, no. E vi ringrazio. Forse ne raccogliamo. Sì, raccogliamo altre questioni. Qui siamo in un cinema, abbiamo uno schermo enorme dietro le spalle e molto spesso il cinema ha filmato la morte, anche documentandola, questo Nouvel Vague che scrisse Le Cinéma, cos'è il cinema, se l'era chiesto, e poi al di là dello schermo noi guardiamo spesso i telegiornali, la televisione che invadono il nostro mondo. Mi sembra che la nostra sia una città necrofila, dove la morte è un grande spazio comunque, viene continuamente riproposta, mentre per esempio la vita molto meno, ci si interroga su chi è nato il primo dell'anno, di solito per esempio in televisione.
Quindi volevo proprio un giudizio su questo tipo di atteggiamento, di pensiero su quello che è la comunicazione nella nostra società. E sono rimasta abbastanza colpita dalla domanda, la prima domanda che è stata fatta, cioè se non esiste un premio o un castigo dopo la morte, cosa faccio il bene a fare? È veramente una domanda cruciale a cui non so se è possibile rispondere, ma a cui si dovrebbe poter rispondere. Un'altra osservazione che faccio è, l'altra posizione è, poiché razionalmente nulla mi dice che esiste una vita dopo la morte del corpo fisico, allora non è possibile che esista una vita dopo la morte del corpo fisico. Questo perché la scienza non ha gli strumenti per andare oltre. Allora, la scienza però dovrebbe semplicemente fare un passo indietro e dire, come diceva Galileo, se non ho gli strumenti posso solo dire non lo so. Quindi penso che a questo punto le cose siano, diciamo, aperte da questo punto di vista e non così nette come sembra essere emerso in questa trattazione. E l'altra osservazione che vorrei fare, forse per stimolata appunto da questa osservazione, perché fare il bene se non c'è un premio? È che probabilmente questo fare il bene può essere interpretato appunto come premio dopo la morte, eccetera, eccetera, ma comunque è comunque un premio in sé. Questo gratifica comunque la vita, se è correttamente intesa. Niente, queste sono le cose che, diciamo, gli spunti che ho avuto da questo genere, dall'interessante esposizione di stasera. Voglio dire questo, che tenendo conto della vita e della morte, della nascita e della morte, però il processo intermedio, quello della vita, e cioè quindi la coscienza di sé, e si parlava di così ampliamento, ma prima di tutto dell'ampliamento, io non so se in tutta questa moltitudine di un essere umani la coscienza del sé è profonda e consapevole, perché prima di arrivare e per capire la vita, la nascita, bisogna essere prima consapevoli di se stessi. Vogliamo intanto magari occuparci intanto di queste prime domande, oppure perché i ricordi non si facciano troppo sbiaditi. Non so, intanto anche tu, Chiara, se ti viene in mente qualcosa da dire, naturalmente. Bah, dunque, qui naturalmente la faccenda della vita oltre la morte è una grossa faccenda, insomma, implica un certo tipo di fede religiosa che naturalmente io non ho dato per presupposta, che io personalmente non ho nella forma, diciamo, almeno tradizionale, cristiana, della assunzione di un'esistenza individuale dopo la morte. Non credo che questo comprometta davvero la questione dell'eticità della vita, insomma, credo che come ha detto forse la penultima persona che è intervenuta, ha un po' risposto a se stessa, il fatto che il premio può essere costituito dallo stesso fare il bene, cioè non è necessario che il premio sia dato dalla ricompensa. Insomma, qui abbiamo una lunga storia, una lunga tradizione di pensiero, da Kant in poi ha cercato di mostrare come l'etica non
debba avere un fondamento religioso, che abbia una sua autonomia, per cui questo ormai è diventato un po' anche un po' un luogo comune, un'idea abbastanza condivisa, nel senso che pure il rapporto tra credenti e non credenti si basa su questo presupposto, che sia gli uni e gli altri siano capaci di operare il bene, anche se agli uni manca la prospettiva di una ricompensa adeguata. So che molti argomenti a favore della esistenza dopo la morte poggiano su questo sbilanciamento, su questo squilibrio. In fondo, sia pure in una forma un po' addomesticata, lo stesso Kant, a cui pure si deve questa scoperta dell'autonomia dell'etica, poi da uomo del suo tempo e certamente credente a suo modo, ammetteva che fosse una specie di istanza etica il fatto che alla fine ci fosse un riequilibrio tra la virtù e la felicità, che non si potesse ammettere una virtù eternamente infelice, diciamo, che i virtuosi fossero puniti in qualche senso, in qualche modo, della loro virtù con una quota di infelicità e solo infelicità, e quindi ammetteva l'esistenza di Dio, l'esistenza anche dell'immortalità dell'anima, come lui diceva, postulati, cioè idee che non si dovevano richiedere, perché moralmente si avvertiva questa esigenza senza che si potesse fondare su questo nessuna certezza, nessuna vera e propria affermazione. Ecco, io qui entriamo in un campo di opzioni fortemente personali, ovviamente, insomma, quindi ci sono persone per le quali è una realtà molto intensa, molto indispensabile, quella di credere a questo riequilibrio, a questa ricompensa. Ecco, io sono piuttosto vissuto un altro tipo di esperienza, che è quella, diciamo, di accettare fino in fondo la casualità, cioè da un certo punto di vista il mio discorso potrebbe essere accusato di buonismo, qualcuno che l'ha letto in anticipo me l'ha anche detto, cioè la vedi troppo, troppo buona, troppo positiva la questione, la bontà della natura umana, come mai, in realtà ho detto che sulla bontà della natura umana come tale non si può, ci si può pronunziare in termini teorici per affermarla come pure per negarla, e che è un, diciamo, un'esigenza invece pragmatica, quello che il fatto che se noi ci comportiamo come se l'umanità potesse essere migliore di quella che è, le cose vanno meglio a tutti, a me che vivo così, e probabilmente anche si instaura una spirale positiva. Però non mi azzardo a dire, ecco, che assolutamente le cose stiano così. Quindi io sì, stavo un po' perdendo il filo, diciamo, la mia idea è piuttosto, però, malgrado questo presupposto buonista, che gli eventi siano casuali, cioè che quindi accadono delle cose che non sono sotto il nostro controllo e che non obbediscono fin dall'inizio a una forma di provvidenzialità, di indirizzo finalistico. Cioè, che non significa che noi non possiamo cercare di imprimere un indirizzo finalistico alle cose, anzi direi che proprio il fatto che non ce le abbiano le cose per se stesse un indirizzo finalistico ci crea questa grossa responsabilità di crearlo in una qualche misura, un indirizzo finalistico. Ma noi certamente ci troviamo esposti in balia di questi eventi casuali che ci colpiscono, non credo che ci sia neppure l'altra faccenda della volontà cieca che fa sì che ogni nostro comportamento sia il frutto di una volontà di vivere malvagia, ecco, non credo neppure a questo, credo piuttosto a questo elemento di casualità, e però questo elemento di casualità sicuramente non gioca a favore di un ordinamento pacifico dell'esistenza, quindi l'esistenza si presenta conflittuale, dolorosa e via dicendo, questo è sicuramente così. Si può tentare di arginare questi fenomeni, di avere un po' di introdurre un po' di senso in un processo che forse di per sé non ce l'ha. E quindi ecco,
credo anche appunto che l'etica e il comportarsi bene, cioè, abbiano delle forme di premio in se stesse, per cui non è necessario aspettarcelo da una ricompensa nell'aldilà. Naturalmente esistono situazioni estreme di infelicità, pensate adesso abbiamo appena superato quelle giornate della memoria in cui ci ritornano alla mente tutti questi eventi atroci, persone, esistenze che sono assolutamente senza riscatto. Io ho letto recentemente un articolo di un teologo spagnolo, madrileno, un certo Manuel Fraico, intitolato Religión sin Dios, con punto interrogativo, cioè religione senza Dio, cioè, e lui, diciamo, fino a un certo punto indulge all'idea che si sia passati da un'epoca in cui era dominante la figura di Dio a un'epoca in cui permane la religiosità senza che questa sia necessariamente legata alla figura di Dio. E questo mi sembra anche un elemento molto interessante. Direi che il mio discorso si è sviluppato all'incirca in questo tipo di chiave, cioè non un no alla religiosità, considerato la religiosità come una dimensione dell'esistenza, non invece necessariamente un'ipotesi di Dio, di un essere personale che guidi l'intero processo. Però appunto il teologo invece, che è viceversa un gesuita credente, anche se simpatizza per questo processo che è avvenuto di spostamento di interesse dal Dio alla religione, ecco, alla fine introduce come elemento di prova, ma naturalmente è una prova, lascio giudicare a voi se è decisiva, della presenza, della necessità della presenza di un Dio, il fatto di queste esistenze estreme senza riscatto. Ecco, quelle cita proprio Auschwitz e dintorni, insomma. Ecco, io temo, dal mio punto di vista, che non sia sufficiente addurre queste esistenze per dire che allora un Dio deve esserci per dare un compenso a quelli che in nessun modo hanno potuto avercelo. Cioè, temo che purtroppo esistano anche queste posizioni estreme di chi non ha nulla, che ha un'esistenza totalmente negativa e che non c'è rimedio possibile a questa esistenza negativa se non al futuro, nel senso di cercare di evitare che casi del genere si ripetano. Ecco, non sono convinto che si possa produrre una riparazione, un compenso attraverso la fede che qualcuno poi alla fine ci metta un rimedio. Ma naturalmente qui entriamo in un campo, come dicevo, di congetture che ciascuno si porta dietro un po' la sua. Ecco, ho trovato molto, insomma, suggestiva quella idea appena introdotta, però sicuramente che l'allargamento della coscienza è qualcosa che va introdotta semmai al termine di un altro processo, che è quello di presa di coscienza di sé. Ecco, qui la persona che ha fatto questa osservazione mi invita a nozze, nel senso che io per moltissimi anni della mia vita, anche intellettuale, di ricercatore così, mi sono dedicato proprio a studiare il fenomeno moderno dell'individualismo, non per niente la rivista che dirigo si chiama La Società degli Individui, l'individualismo moderno nasce proprio da questo, dal fatto che c'è un'estrema individualizzazione, e a questo però corrisponde in una misura non sempre adeguata la presa di coscienza di sé, per cui è necessario indubbiamente aderire, prima dicevo anche accettare la separazione, accettare il distacco, accettare di non far parte più di tradizioni, di comunità così avvolgenti, solide e che danno sicurezza. Quindi tutto questo da almeno due secoli si è verificato, cioè all'inizio dell'Ottocento tutti hanno dibattuto di questo. Lo stesso termine individualismo è stato introdotto in quel periodo e proprio da autori che non credevano nell'individualismo, che erano molto attaccati alla vita della comunità, alla certezza della comunità, nel senso che vedevano cedere queste certezze, questa omogeneità del gruppo, no? E quindi temevano quello che poi è avvenuto e che forse noi ormai affrontiamo in maniera un po' più coraggiosa, cioè ormai c'è un Bauman che scrive
individualmente insieme, quindi cerca l'insieme, cerca il momento associativo, il legame, però lo cerca passando attraverso questa rottura individualistica. Quindi io non voglio effettivamente fare immediatamente questo salto all'allargamento della coscienza di sé. Questo è un ulteriore passaggio, cioè probabilmente noi che abbiamo vissuto in una certa misura abbastanza a lungo, e forse viviamo tuttora, insomma, questo processo di individualizzazione e di individualismo, e in una certa misura dobbiamo viverlo, perché dobbiamo accettare questo nostro essere separati da un corpo comunitario, ecco, però ecco, dobbiamo anche essere capaci poi di quest'altra mossa, che è quella dell'allargamento della coscienza. E non so, forse non ho risposto a tutti quelli che me l'hanno chiesto. Ah, la storia della comunicazione, ecco, beh, questa certamente, ma direi che questo vale un po' dappertutto, anche la letteratura sulla morte, anche se voi andate anche nelle grandi librerie, voi trovate magari una bella sezione dedicata alla morte o al morire adesso, a morire perché c'è tutta la problematica, e probabilmente rispetto al fenomeno invece del nascere, la novità del nascere, insomma c'è meno attenzione. La persona che è intervenuta prima, che non ho riconosciuto, appunto alludeva anche al cinema, penso, no? A qualche fenomeno del genere. Insomma, effettivamente noi abbiamo una tradizione imponente, no? Pensate ai vari, a partire da Bergman, insomma, potremmo citare, insomma, oppure Dreyer, oppure vabbè, questi sono poi quelli nobili, diciamo, poi invece ci sono fenomeni molto meno interessanti di così. Io non riesco, se tu vuoi aggiungere qualche cosa, insomma, oppure possiamo vedere se, tanto un'altra decina di minuti possiamo restare tranquillamente. Sì, buonasera. Volevo un attimo ricollegarmi al discorso dell'ultima domanda della presa di coscienza del sé. Sì. Nel discorso introduttivo che lei ha fatto per spiegare i fenomeni della nascita e della morte, a mio avviso sono due spiegazioni che comunque non riguardano mai noi stessi, quindi è sempre un raccontare una nascita altrui o una morte altrui, perché non ci riguarda mai, no? Quindi, come diceva Epicuro, quando siamo noi la morte non c'è, e viceversa, della nascita non abbiamo ricordo, quindi sono due esperienze di cui praticamente non possiamo raccontare in prima persona. Possiamo analizzare la psicologia del neonato, tante cose, comunque non sono cose che noi possiamo raccontare in quanto individui di prima persona. Quindi sono i due estremi di un segmento che praticamente non possono essere raccontati, e quindi non fanno parte di questo discorso. Quindi che cosa rimane? Rimane tutto quello che c'è in mezzo a questi due eventi, la nascita e la morte. Allora mi chiedevo se per caso questo prendere coscienza di sé è proprio guardare indietro dal momento in cui esisto in questo momento fino a quando ne ho memoria, per prendere coscienza di questa vita che io ho vissuto, che quindi riempie il senso e significato di questa esperienza, che è la mia vita stessa. E questa mia coscienza di me stesso, se non è questo nirvana di cui parlava prima, quindi questo passaggio di livello per prendere questa consapevolezza per poi affrontare quello che mi rimane poi da vivere, che potrebbe essere un minuto, come un anno, come un secolo. Questo, d'altra parte, sì, il titolo del corso è pensare alla vita, quindi guardarsi indietro e pensare alla mia propria vita, alla mia propria esperienza di quello che ho vissuto. Su questo non interverrei, perché sono totalmente d'accordo. Il senso anche del mio intervento era poi riportare l'attenzione sul tratto intermedio tra questi due eventi, sul fatto che la vita è costituita poi da un doppio processo, dicevo, di ribellione e accettazione, no? Di questi eventi estremi, cioè del fatto di essere nati, del fatto di dover morire, e quindi
è questo che ci riguarda poi alla fine, cioè direttamente l'esperienza non possiamo avercela, possiamo avercela soltanto attraverso quella dei nostri cari, dei nostri vicini, della nostra morte temuta, eccetera. Allora rispetto a questo possiamo naturalmente cercare di mitigare le ansie, mitigare la paura attraverso alcune considerazioni. Prego. Riporto la riflessione di un poeta di 84 anni vivente, un grande poeta milanese. Gli ho chiesto: tu non hai paura della morte? Mi ha detto: no, perché non ho chiesto io di nascere. Ci sono altre soluzioni? Sono qua. Io chiedevo, per lei l'incontro con la morte che cos'è e quando avviene? Per ognuno di noi è sempre un'esperienza unica. Un'esperienza? Unica. Quindi non sempre, ogni qualvolta ci muore un parente o qualsiasi persona o animale, qualsiasi, non è sempre lo stesso incontro. Quindi per lei come lo identifica il vero incontro per la prima volta con la morte? Un'esperienza di incontro con la morte di persone care, questo sì, cioè direi che sono state queste esperienze, adesso entriamo un po' nel campo un po' biografico, autobiografico, ma meno dure di quello che prevedevo, perché sono state un po' sempre attenuate queste esperienze dall'idea che qualcosa di importante mi restava di loro, ecco, e cioè che queste persone mi avevano trasmesso delle cose importanti che non erano soltanto ricordi, erano anche proprio lasciti più sostanziali, nel senso che io sentivo elementi di queste persone sopravvivere dentro di me e anche mettermi al riparo da rischi. Quindi da questo punto di vista anche un atteggiamento di riconoscenza, perché queste persone in un certo senso morendo avevano anche mi avevano offerto delle forme di maggiore sicurezza. Ecco, quindi naturalmente con questo non si esaurisce tutto il capitolo, sono circostanze, cose che a uno capitano, all'altro no, insomma non sono universalizzabili, ecco. Però rientrano un po' in quel discorso che cercavo di fare alla fine, cioè sulla ereditare dentro di sé l'altro come forma di sopravvivenza dell'altro, no? Ereditarlo e non in una forma di semplice nostalgia, ricordo, ma nella constatare che certe parti proprio dell'altro sono dentro di noi, insomma, nel senso che ci danno consistenza alla nostra personalità, la orientano in un determinato modo, insomma. Questo fa parte poi di uno sviluppo che è nostro, però è anche un po' comune, per cui, diciamo, l'umanità nel suo complesso si avvantaggia, no, di alcuni di questi lasciti. Purtroppo ci sono anche le persone insignificanti che non lasciano lasciare di questo genere. Come? No, volevo così chiederle, rispetto anche alle riflessioni che lei ha fatto prima sul nascere, come mai la società si pone pochi interrogativi sulla qualità del nascere? Qui lascerei la risposta chiara. Questa è una bella questione. Sicuramente la società si pone pochi interrogativi, ma si cura poco, diciamo, della qualità del nascere, ma qui però il discorso andrebbe, diciamo, amplificato a tutta una cultura, perché c'è tutta una cultura alle spalle. Qui rispondo da donna, viene fuori probabilmente la mia, diciamo,
la mia impostazione di donna, di madre, anche un po' le mie idee un po' femministe in questo, però insomma c'è tutta una cultura che ha obliato, diciamo, il nascere e il parto come comunque esperienza che riguarda un corpo di donna e che viene da una donna. C'è tutta una cancellazione, secondo me, diciamo, di quella che è l'esperienza del parto, su cui in qualche modo da sempre, prima la cultura, diciamo, cancellando questo evento, e poi anche diciamo la politica, il potere politico e la legge cercano in qualche modo di mettere le mani attraverso un controllo, insomma, comunque della vita intrauterina, attraverso un controllo del corpo della donna, dimenticandosi che comunque la nascita avviene all'interno del corpo della donna. Ma questo è un discorso che potremmo portare avanti, diciamo, a partire dalla cultura, perché insomma avete visto, insomma, le pagine di Platone del Simposio, che è un'opera bellissima, però qui le femministe hanno attaccato per esempio il Simposio di Platone, dicendo che proprio questa idea di cui parlavo anche io prima, in qualche modo del mantenersi in vita in altri attraverso le opere, è un po' legata all'invidia, per cui si cercherebbe di creare un parto anche maschile che si andrebbe a sostituire al parto femminile. Dice, anche noi uomini attraverso le opere mettiamo al mondo, insomma, quindi questo poi è un capitolo enorme, diciamo, in cui ci si potrebbe riallacciare a tutta una cultura, ma ci si potrebbe riallacciare appunto alla legge, alla politica, ecco, senza arrivare a certi eccessi. Però secondo me questo un po' c'è, cioè indubbiamente, insomma, veniamo da secoli e secoli in cui, insomma, il ruolo della donna come madre, il momento del parto come legato al corpo femminile e il rispetto di questo evento è stato un po' tradito, ecco, mi fermo qua perché sennò... Sì, soltanto una cosa volevo chiedere, se poteva un attimo allargare il concetto della coscienza di sé, cioè se poteva darmi una certa spiegazione di quello che lei intende per coscienza di sé. Problema, diciamo, affrontato alle 7:30, forse è un po' complicato, richiederebbe una riflessione ben più ampia. Comunque, diciamo, coscienza di sé, da un certo punto di vista, è semplicemente una coscienza che accompagna qualsiasi nostra conoscenza, quindi è l'atto di autoconsapevolezza. Ecco, però quando ne parliamo noi alludiamo, come dicevo prima, a qualcosa di più preciso, di più anche storicamente circostanziato, ed è appunto questo fenomeno del distacco, della separazione, del fatto che gli individui nella modernità, diciamo, almeno convenzionalmente, diciamo, dal Rinascimento in poi, ecco, hanno acquistato una maggiore autonomia, non condividono necessariamente, perlomeno, gli schemi sia di convinzioni, di comportamento delle loro comunità, quindi le tradizioni, eccetera. Questo naturalmente è stato un processo molto difficile, anche che ha portato a un sacco di condanne. Pensate ai processi alle streghe, insomma, che erano per eccellenza quelli che violavano i criteri condivisi della comunità. Quindi io mi viene fatto di legarlo a questa messa in moto di un processo di individualizzazione che però è difficile, perché appunto questo elemento del legame, dell'appartenenza, sempre continua ad essere attivo, ed è giusto anche che lo resti. Cioè non è possibile che una persona arrivi a una coscienza di sé totalmente slegata dal senso dell'appartenenza. Però il passaggio è questo, cioè la modernità è legata a questo processo che è stato chiamato dai filosofi di soggettivizzazione, di critica, è stato visto questo in positivo dagli illuministi, altri autori l'hanno visto meno positivamente. Per esempio Hegel diceva che sì, bisognava passare attraverso questa soggettività critica, però bisognava poi superare anche questo e tornare a una nuova eticità, dove per eticità intendeva questa ricomposizione di un'appartenenza comunitaria, cioè di condividere i fini di una comunità. Naturalmente discorsi sempre molto pericolosi anche, no? Nel senso che noi dobbiamo stare un po' sul filo del rasoio, cioè riuscire ad avere questo
senso di noi stessi, quindi anche di critica delle istituzioni. Nello stesso tempo però questo processo non si può spingere fino alla stranezza di voler essere unici, nel senso di non confrontarsi con le convinzioni esistenti, con le tradizioni esistenti e via discorrendo. Va bene, io direi per questa serata possiamo fermarci qui. Vi ringrazio e direi che se è permesso compiacersi da soli, mi compiaccio del fatto che questa formula parzialmente nuova mi sembra che stia dando dei buoni risultati, nel senso che perlomeno attiva un processo di comunicazione più facile con il pubblico. E la prossima settimana sarà di scena Italo Testa, che parlerà di politica, disillusione e prospettive di cambiamento.